Amici sportivi, buonasera, sedicesima puntata del lunedì di A Tutto Calcio, l'ultima, ma vi posso dire che anche la più bella di questo 2019, un 2019 bello, vivo, interessante, importante per tutto il nostro lavoro, per tutto quello che vi abbiamo raccontato. Sarà una puntata davvero affascinante, soprattutto e specialmente per la qualità degli ospiti che ci hanno voluto regalare con la loro presenza, diciamo, un ultimo appuntamento davvero davvero di spessore. Ve li vado subito a presentare. Alla mia sinistra parliamo di promozione girone A, l'allenatore del Fontanelle, giocatore giramondo ma assai conosciuto, Luca Campanile. Buonasera, grazie per l'invito. Ciao mister, buonasera. Al centro parliamo di Serie D, parliamo della squadra attualmente in testa alla classifica, una vecchia ma non tanto, ma sempre nota conoscenza del calcio aquilano, allenatore del San Nicolò Notaresco, Roberto Vagnoni. Buonasera, grazie. Buonasera mister, benvenuto, ben ritornato all'Aquila, poi insomma affronteremo anche il discorso l'Aquila del passato e del presente con te. E poi alla sua consueta posizione, con tutte le informazioni, le ultime notizie di calciomercato, le ultime indiscrezioni, il nostro preziosissimo Francesco Scamurra. Ciao Pasquale, buonasera. Alla sua postazione di nero dorato, tema piuttosto natalizio, la nostra Benedetta Santarelli. Ciao Pasquale, un saluto ai nostri ospiti studio, a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. E poi Pasquale, devo fare un saluto speciale, che è quasi d'obbligo, a casa Pozzi, che mi aspettano in realtà per la cena, ma li raggiungerò breve dopo cena, che è la mia seconda famiglia ormai, a cui mando un bacio grande. E i tuoi conoscenti non ti hanno anticipato che anche noi saremo con te questa sera, scherzo ovviamente. Un saluto alla mia piccola nipotina Viola, alla quale avevo promesso questo piccolo salutino. Francesco, vuoi dire qualcosa? Sì, io volevo salutare mio zio Fernando. Bene, e voi mister avete qualcuno da salutare? Poi auguri li facciamo dopo. Sono tanti, allora ci vorrebbero 10 minuti. Perfetto, vabbè, siete famosi. Saluto siete la mia famiglia, saluto. Bene, assolutamente, anch'io, mia moglie e miei figli. Bene, 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 bene. Allora, partiamo subito con il campionato di Serie D, risultati e classifica, a te Benedetta. Vediamo insieme cos'è accaduto nell'appena trascorsa domenica calcistica. Nell'anticipo del sabato, lo scontro tra San Giustese e Jesina termina 1-2, mentre i risultati della domenica sono Campobasso Vasto Girardi 3-2, Chieti Avezzano 2-0, Fiuggi Terme Notaresco 3-1, Monte Giorgio Vastese 1-1, Agnonese Porto Sant'Elpidio 1-0, Real Giulianova Tolentino 1-2, Recanatese Matelica 1-2, San Marino Pineto 2-1. A questo punto del campionato conduce la classifica con 43 punti il Notaresco, a cui segue il Matelica con 34 punti, Recanatese 33, Campobasso 31, Monte Giorgio 30, Pineto 27, Vastese 26, Agnonese 25, Vasto Girardi 22, Fiuggi Terme 21, Tolentino 18, San Giustese, Porto Sant'Elpidio, Chieti, Real Giulianova 17, Avezzano 14 e chiudono la classifica a pari merito Jesina e San Marino con 12 punti. Ci andiamo a vedere il servizio atletico Fiuggi Terme Notaresco terminato 3-1. Da una parte il racimolare più punti possibili per allontanarsi dalla zona play-out, dall'altra il voler chiudere il girone di andata in bellezza. Fiuggi contro Notaresco. I ragazzi di Vagnoni arrivano allo stadio Capo i Prati con 43 punti in classifica e una striscia positiva che dura dall'8 di settembre. Scontate le rispettive squalifiche, il tecnico recupera Frulla e Di Stefano ma perde Blando all'ultimo minuto. Ancora out Marcelli. La squadra di Incocciati reduce da due pareggi consecutivi, fa leva su D'Andrea e Macri per cercare il bottino pieno davanti al proprio pubblico. Dirige l'incontro al fischetto ligure di Matteo Mori. Il primo sussulto del match arriva al sesto minuto con la botta di Stivaletta, potente ma centrale, e portiere che blocca senza patemi. Al dodicesimo Sansovini controlla e tira dalla media distanza chiamando Kingari alla risposta. Sul corner che segue Frulla crossa sul secondo palo e Pomante di testa deposita in rete il pallone dell'1-0. Vantaggio Notaresco e terzo sigillo personale per il difensore ex Pescara.
Con l'aumentare della pioggia aumenta anche il pressing dei locali, che al 18esimo vanno al tiro con Zaccone, che termina deviato in corner. Sugli sviluppi dello stesso arriva il pareggio con lo Scalon, abile ad infilare Monti di testa. Parità ristabilita. Al 19esimo episodio in area Notaresco, Pomante intercetta un passaggio e palla che viene bloccata da Monti. Per il direttore di gara è punizione a due in area. Alla battuta va d'Andrea, Monti respinge sul destro di Locci, che non inquadra lo specchio. Ancora Fiuggine avanti al 25esimo, d'Andrea rifinisce per Basilico, che però calibra male il suo tiro. Notaresco, che non riesce a reagire, rischia di capitolare al 31esimo quando Forgione arma il destro ma centra il palo. Tre minuti dopo Macri riceve defilato, mette una palla in mezzo che attraversa tutto lo specchio senza incontrare alcuna deviazione. L'ultimo squillo del primo tempo al 45esimo con il cross di Di Stefano, sul quale Romano non arriva e si va a riposo sull'1-1. Nella ripresa spinge con maggiore convinzione la squadra di Incocciati e dopo 90 secondi crea i presupposti per andare in rete. Basilico riceve da D'André, calcia in porta ma Monti respinge con i piedi. Difesa del Notaresco, che fa fatica e si ritrova spesso ad inseguire, come al 56esimo quando D'André semina il panico e piazza il sinistro a giro, ma il palo a negargli la gioia del gol. Bagnoni corre ai ripari, dentro Gallo e Disaverio, fuori Stivaletta e Morganti, e si passa a un guardingo 3-5-2. Scelta che dà maggiore imprevedibilità al Notaresco. Al 68esimo frulla cross per Sansovini, che trova la deviazione vincente ma le guardaline e segna l'offside. Decisione dubbia ed episodio meritevole di Moviola. Momento positivo per gli abruzzesi, che due minuti dopo sfiorano il vantaggio. Invenzione di Sansovini, che libera Romano a due metri dalla porta, ma l'ex Isernia non trova la zampata vincente. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 90esimo il Fiuggi passa in vantaggio. D'Andrea allarga per Zaccone, che di prima intenzione fredda Monti con l'interno del piede. 2-1 per i locali e doccia gelata per il Notaresco. In pieno recupero con gli ospiti sbilanciati in avanti, i laziali calano il tris con D'Andrea, che trafigge il portiere nel più classico dei contropiedi. Finisce così seconda sconfitta stagionale per la squadra di Di Giovanni, che oggi ha dovuto fare conti con la voglia del Fiuggi di battere la capolista, oltre alla sfortuna di essere incappata in una giornata di pioggia battente che ha reso il campo al limite del praticabile. Fiuggi, che ottiene tre punti importanti in chiave salvezza, e Notaresco, che apre e chiude il girone di andata con una sconfitta, ma nel mezzo resta la meraviglia. Bene, mister Vagnoni, vedevi attento le immagini della partita, immagino tu l'abbia riviste almeno 15 volte, diciamo così. Ho fatto degli errori rivedendo anche i gol, però diciamo che è stata una partita dove potevamo vincere noi, potevano vincere loro, perché hanno fatto una buonissima partita. Ho detto, c'è il rammarico del gol annullato, che secondo me sarebbe stato decisivo, perché mancavano 7-8 minuti, credo, rivedendolo ancora, un gol regolarissimo. Quindi c'è questa amarezza, però ci può anche stare, perché la squadra sono 15 partite e tira la carretta, quindi i ragazzi purtroppo adesso sentono un pochetto questo obiettivo che non faceva parte di noi poco tempo fa. Ci sono 4-5 giocatori che possono permettersi di una certa classifica, visto che siamo 17 under. Mettere in testa dei calciatori un obiettivo così importante sta diventando un po' pesante, però non è una scusa. Assolutamente, sta diventando, diciamo, tra virgolette, pesante anche gestire una squadra così forte, per quanto dimostrato, per quello che dimostra la classifica, nel momento in cui affrontate l'avversario di ogni domenica, tutti giocano alla morte contro di voi, così come ha fatto l'Atletico Fiuggi. Questo ovviamente sta diventando, più si va avanti, più diventerà... Se all'inizio campionato, soprattutto dopo il Vasto Girardi, se fosse pensato a questa classifica, nessuno ci avrebbe mai creduto. Siamo a questo punto molto contenti e sappiamo benissimo che poi c'è un ritorno, sarà un altro campionato dove gli obiettivi, le partite si accorceranno, gli obiettivi saranno ancora più evidenti e strada facendo. Vincere una partita il giorno di ritorno sarà anche dura per tutti. Dica la verità, cosa le aveva chiesto il presidente Di Giovanni inizio stagione? No, scusa, di vincere il campionato? No, stava fatto un momento importante. Un settimo posto, dove già era, inizialmente era difficile pensare di poterlo fare, ottenere la salvezza il giorno d'andata credo sia un risultato importantissimo. Il presidente mi ha chiesto di fare un campionato
una salvezza prima possibile, questo sì. Più presto di così, mister, penso che l'obiettivo sia però poi adesso, raggiunto e agganciato. Però adesso quando sei lì, rimanerci a tutti i costi, e quindi è giusto che pensiamo in grande, però sappiamo che le difficoltà saranno talmente tante che bisogna volare bassi. Torniamo sul Notaresco, perché con Campanile, che vive a Giulianova, volevo analizzare un po' quello che è il momento del Giulianova per capire un po' che cosa succede in casa giallorossa. Ma sicuramente Giulianova qualche anno che sta navigando, insomma, in acque non perfettamente serene, perché poi questa è una piazza importantissima che vive di calcio, ha vissuto di calcio, ha fatto campionati importanti, quindi dispiace vederlo da qualche anno in queste situazioni. Però credo che ora c'è un amico che sta allenando, che è Federico, quindi ho visto pure lavorare e ti posso garantire che è un ragazzo che può far bene. Sicuramente ci sono delle difficoltà oggettive, ma mi auguro che si possa tirare fuori da questa situazione di classifica, insomma. La sensazione è che le marchigiane, quelle impegnate nelle zone più basse della classifica, col tempo, vedi Jesina, vedi Tolentino, stanno venendo fuori. Giulianova, Avezzano, Chieti ieri ha vinto nello scontro diretto, continuano ancora a perdere terreno e questo potrebbe pesare molto nell'economia della stagione, a questo punto della stagione. Hai letto benissimo la situazione. Questa è la differenza che mi pare di aver notato. Ora, gli abruzzesi purtroppo stanno vivendo un periodo difficile, a parte il Notaresco, che colgo l'occasione per fare complimenti al mister, perché lo conosco. Ha fatto incetta di complimenti. È veramente, no, perché niente nasce per caso, non è che ci si trova in queste situazioni per caso, quindi gli faccio veramente i complimenti, perché è difficile, nel senso, una squadra giovane, quindi lui è un grosso motivatore, quindi è stato bravissimo sicuramente a motivare questi giovani. E è stato bravissimo a tirar fuori tutto da quelli più anziani, tra parentesi, quindi questo, a parte il livello tattico, tecnico, che è un allenatore preparato, che lo conosco, devo dire, fargli complimenti proprio sulla gestione di questi due aspetti che sicuramente fa la differenza. Microfoni spenti, dicevamo che vi assomigliate caratterialmente, no? Due sanguigni, sia Campanile che Bagnoni? Sì, diciamo che ci siamo incontrati, penso ci sia rispetto, c'è stima reciproca, quindi insomma io sono molto contento per quello che sta facendo e mi auguro che possa continuare ancora su questa strada. Mister Bagnoni, dovesse lei adesso parlare un po' fuori dai ruoli, questo campionato di Serie D, le abruzzesi, Pineto, tutto sommato, diciamo, non proprio nel pieno nel pieno rispetto degli obiettivi di inizio stagione, Chieti in grande affanno, tre punti importanti ieri con l'Avezzano, l'abbiamo già detto, Avezzano, Giulianova in netta difficoltà, Vastese, ancora non riusciamo a capire di che pasta è fatta, forse la luce si intravede, è una mia impressione, però adesso c'è bisogno di cominciare a mettere punti in cascina. Questo è un campionato talmente equilibrato che poi la partenza è importante. Stai parlando di squadre che sono partite tutte in difficoltà, nel Chieti che è stato costruito all'ultimo momento, progettare, credo che a maggio e giugno sia molto importante, perché poi le fondamenta si fanno in quel periodo. È un campionato talmente equilibrato che poi se parti male è difficile recuperare. Il Chieti comunque adesso ha fatto una squadra importante. Un allenatore importante. Che ha preteso delle cose, quindi le sta ottenendo, perché gli attaccanti come Sivilla e Traini sono gli attaccanti importanti. Giulianova ha delle difficoltà, come diceva Lula, di struttura societaria soprattutto. Quindi non si può improvvisare mai. La Vastese probabilmente poteva, secondo me, fare e avere qualche punto in più. Il Pineto. La stessa è organica, grande organico la stessa. Poi quando parti non benissimo, sono piazze che poi alla fine, invece di darti a livello emotivo, ti tolgono. E Pineto è una squadra importante sia per tecnica, per struttura dei giocatori, per i cambi, quindi è la squadra forse che è un po' indietro, è una sorpresa, credo, negativo, mi dispiace, ma è così. Voci di ieri, Francesco.
parlavano di un Rachini un po' richiamato a colloquio con la società, e nelle prossime ore potrebbe aversi qualche sorpresa. Sì, potrebbe. Perché esserci. Alla fine il ruolino di Rachini non è stato un ruolino malvagio. No, però Rachini ha una Ferrari in mano, più volte detto dal sottoscritto. Però Rachini è il terzo allenatore e dei tre, lui e i due predecessori, nessuno è mai riuscito a trovare il giusto assetto a questa Ferrari. Questo che vuol significare? Beh, probabilmente c'è qualcosa che non va a monte, potrebbe essere. Io adesso non conosco proprio direttamente le dinamiche interne del Pineto, però qui i due allenatori potranno confermare, organico alla mano tra gli abruzzesi, il Pineto a mio avviso è quello più forte. È così difficile gestire una squadra di quel calibro? Lo chiedo a voi che siete due allenatori. No, non credo che sia... Perché alla fine è difficile, perché anche Epifani ha palesato qualche difficoltà. Penso che, insomma, avere giocatori importanti penso che faccia piacere ad ogni allenatore. Probabilmente ora io non conosco bene le dinamiche, però penso che Pineto sia una società dove, appunto, per struttura di campi, societaria, importanza del presidente, sia un po' la delusione di questo campionato. E perché poi, vedendo la classifica, comunque levato l'outsider del San Nicolò, poi più o meno si rispecchia che c'è Matellica, Le Canatese, Campobasso che sono lì nella zona playoff, quindi ripeto, si sta levato il Pineto, secondo me più o meno sta rispecchiando i valori di inizio stagione, insomma. Mister, secondo me è andato al di fuori, è un ambiente dove si sta troppo bene, il giocatore quando va lì si siede, visto che si tratta troppo bene, e poi quando... Questa è proprio una considerazione da addetto ai lavori. Quando si sta troppo bene si fa fatica a trovare gli stimoli importanti. C'è poca, secondo me c'è poca... Il giocatore va a Pineto, si sta bene, grande società, economicamente molto, molto buona, poca pressione. E quindi poca pressione, non sono abituati ad avere una persona così importante che poi alla fine ti dà anche, se sei giocatore, quindi forse un giocatore va lì e è anche bravo, si siede un pochino, forse quello. La sua società ha una pressione diversa, immagino. Come? La vostra società, il vostro ambiente ha una pressione diversa. No, noi come pressione, Presidente, diciamo che è la stessa, però la società credo che da dietro voglia ottenere sempre il massimo. Non dico che a Pineto Brocco non lo faccia, però il Pineto è stata sempre una società tranquilla, che non ti ha messo mai pressione, forse questo qui non ti fa dare qualcosa in più, perché poi alla fine la cattiveria di arrivare fa sempre la differenza. Francesco, quando dicevo a monte mi riferivo proprio a quello che poc'anzi ha detto il mister, che è una società che è una famiglia, che Silvio Brocco è un signore in tutti i sensi, quindi l'avvertire poca pressione, il sentirsi, diciamo, agiati, potrebbe essere controproducente. Io invece, se posso, sia al Bagnoni... Fai una domanda, sì, 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 assolutamente. Sono tutti tuoi. Sia Bagnoni che... Mister, nel corso degli anni, anche, insomma, rivedendo quella che è un po' la tua storia, partendo da Martinsicuro, Grottammare... Partiamo dall'Aquila. Sì, c'è sempre stato un filo comune, che le tue squadre hanno sempre avuto quella che si chiama garra. Da dove nasce questa, diciamo, questa rabbia sportiva? Stiamo parlando di che siamo dei sanguigni, quindi io anche da giocatore ero un sanguigno. L'ho detto anche ieri che devo essere più bravo a saper perdere, perché non so perdere, quello ti dà qualcosa in più. Certe volte magari ti manifesti anche antipatico perché non vuoi perdere mai, però questa può essere anche una cosa positiva che poi riporto anche ai giocatori. Che ho sempre detto all'inizio, al primo giorno che ci vediamo, che vincere, perdere e pareggiare non deve essere mai la stessa cosa, perché poi se è uguale non possiamo giocare, non possiamo fare uno sport competitivo, e quindi dobbiamo fare un'altra cosa. Credo che il giocatore deve andare in campo sempre per attaccare il massimo obiettivo, poi se l'avversario è più bravo di te
certamente, però giocarsi le partite al massimo delle proprie possibilità credo che sia la cosa più importante, e fare la prestazione è la cosa più importante. E poi se fai 10 prestazioni vedrai che 8 risultati li fai, se ne fai non la fai, può darsi che vinci una partita, una tantum, ma oggi come oggi credo che la voglia di arrivare e prevalere sull'avversario sia la cosa più importante. Mister Bagnoni, questa volontà l'ha trasmessa anche in alcuni suoi ex calciatori. L'ultimo in ordine di tempo che ho sentito che ha avuto è stato Valerio Carboni, che aveva a Martin Sicuro, che oggi da Grottammare è tornato allo Sporting in terza categoria, ha firmato proprio questa sera. Ma già dai tempi di Martin Sicuro si vedeva proprio un'identità che avevano le tue squadre. Noi quest'anno stiamo facendo anche bene a Grottammare, abbiamo fatto bene perché pure Martin Sicuro, a Grottammare, se ti dico 49.000 euro di budget, siamo arrivati a metà classifica, una squadra veramente costata pochissimo insieme a Sebastiano Vecchiola che è stato molto bravo. Però credo che ti ho detto prima, giocarsi le partite dal primo all'ultimo minuto, cioè il mio credo è quello di, se giochi con una squadra forte e ti difendi 95 minuti, ti porti i giocatori bravi nella tua area, sicuramente perderai assolutamente. E invece è giusto che uno, una squadra forte, cerca di andarla a prendere alta e metterla in difficoltà. Poi dopo sicuramente i valori vengono fuori ugualmente, però se vai a prenderla alta e cerchi di metterla in difficoltà, credo che poi alla fine si possa anche fare il risultato. Se invece ti chiudi nella tua area, i giocatori forti poi ti fanno male. Certo. È difficile diffondere questo credo sempre votato alla vittoria nei suoi ragazzi, nella sua rosa a disposizione quest'anno, in virtù dell'alto numero di giovani. Io credo di avere una buonissima squadra, perché poi, come dico sempre, le partite le vincono i calciatori e le perde l'allenatore, però credo che la mentalità, c'è una mentalità importante, e questo credo che faccia parte anche di me, del mio staff, e questo ce la riconosciamo. Poi ti ho detto, in campo le partite le vincono i giocatori, però la mentalità di attaccare le partite ci ha portato a questo punto. Adesso dobbiamo essere bravi invece a gestire un girone di ritorno differente, anche perché adesso ci conoscono tutti, prima eravamo una sorpresa, adesso invece non lo siamo più, e tutti gli allenatori lavorano bene, però poi quando giocano contro la prima classe, non contro di noi, parlo quando si è primi, si fa sempre la settimana ideale, il giocatore magari qualche volta sgarra, diciamo, nella sua vita privata, invece quando si incontra la prima si fa la settimana ideale e si fa di tutto per vincere, quindi ecco perché sarà tutti difficile. Tutti vi aspettano, questo sì, è un po' la tutti sintesi. Aspettano la prima. Non calciomercato, è arrivato, dato via Ginestra, un portiere importante, però è arrivato Stivaletta, insomma un'entrata e tra entrate e uscite, diciamo, una buona compensazione. No, noi avevamo bisogno a metà campo di qualche giocatore in più, visto che erano risicati, e abbiamo fatto delle partite, abbiamo chiuso anche con 7-8 under e ci è andata bene, perché poi gli episodi ci sono venuti a favore, però non si può andare avanti e chiudere le partite contro certe squadre con 7-8 under, però abbiamo preso Raffaello che si è fatto male, ieri poteva essere utilizzato, per tutto rispetto di Monti che è un ottimo portiere, per l'età che ha, portiere molto esplosivo, forte, però Ginestra ci ha tolto veramente qualcosa, perché quando si hanno 500-600 partite a livelli di Serie C e Serie B, credo questo anche nello spogliatoio faccia la differenza, e lui è arrivato e ci ha dato una marcia in più a livello di sicurezza e si è visto. Mister, e poi Notaresco, organico alla mano, è uno dei più giovani della categoria? No, noi abbiamo in rosa 17 anni, 4-5 grandi, giocatori veri che hanno fatto categorie importanti, e quindi è un buon mix. Che sono anche un buon quelli mix. Però una risorsa, mister. Sì, certo. Anche certo. Quelli, soprattutto, sia dentro che fuori il campo. No, è vero, hai detto bene, una risorsa, un insegnamento continuo, durante la settimana, se magari qualcosa mi scappa, ci la sono loro... La loro professionalità, il loro modo di... No, certo, la loro mentalità. Esatto. Sì. Mister Campanile. Sono d'accordo col mister, i principi, diciamo, che sono gli stessi. Poi ci passiamo al campionato di promozione. Sì. No. Però comunque... No, mi fa piacere sentire quello che dice il mister, che ti ripeto, i principi sono... Ti ritrovi più o meno, mi ritrovo appieno, io credo che...
parte il livello tecnico e tattico, che ogni allenatore giustamente ha le proprie idee, però credo che la fame e l'ambizione siano le cose fondamentali, sono le cose che ti fanno alzare l'asticella sempre, che ti fanno dare quel qualcosa in più. In quel di Fontanelle è difficile tenere la concentrazione su quello che devono essere le ambizioni, che devono essere gli obiettivi. No, questo è... Tu che hai preso una squadra in corsa. No, noi abbiamo preso una squadra in corsa dove abbiamo fatto le prime 10 partite bene, perché ne abbiamo vinte 8. Poi abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo perso un po' di identità di squadra, delle certezze che avevamo, un po' dovuta che per parecchie partite ci sono mancati 5-6 giocatori alla volta, quindi giustamente devi cambiare magari modo di giocare, vai può toccare quelle certezze che ha la squadra e ora le stiamo pagando. Però oltre a questo, secondo me c'è proprio l'aspetto di avere sempre fame e ambizione, e in questo periodo quello che mi preoccupa di più da allenatore è proprio questo, che fai delle prestazioni dove ti ritrovi la tua squadra veramente affamata di vittorie e poi magari la domenica dopo ti ritrovi un'altra squadra. Quella è la cosa più difficile secondo me da curare, perché l'errore tecnico, tattico ci puoi lavorare, ci puoi... sull'aspetto mentale, che secondo me è fondamentale, è più preoccupante le risposte, ecco, che si ottengono, capito? Quindi questo è un aspetto che in questo momento mi preoccupa di più. Il Fontanelle è una squadra che, come diceva il tuo amico Giampaolo, gioca a calcio e parte da dietro. Adesso, senza nulla togliere al mister che c'era prima, però adesso il Fontanelle cerca di sviluppare calcio, come dicevo, partendo proprio dalla terza linea. Quindi quando hai poi calciatori che ti consentono di fare un determinato tipo di gioco, probabilmente insomma, i risultati possono arrivare più facilmente. Sicuramente ci sono state, ti ripeto, le prime 8 partite che riuscivamo a fare 3-4 gol a tutti, insomma, ma non era solo per l'aspetto tecnico, che noi riusciamo a giocare quando veramente ci stiamo con la testa, quando andiamo a pressare in avanti, siamo già vicini alla porta avversaria, quando facciamo la corsa in più per smarcarci, per avere la personalità di prendere palla, di essere protagonista. Quando invece abbassiamo i ritmi, pensiamo che siamo più bravi, come è successo sicuramente pure domenica, andiamo in difficoltà. Ma io penso che sia in promozione, che in Serie D, in Serie A, cioè quello è il concetto secondo me, e non può prescindere. Cioè, la prestazione viene dopo che l'approcci bene la partita. Se certo, tu non l'approcci bene, puoi fare qualsiasi modulo, puoi avere qualsiasi giocatore, ma non... Il senso di pagamento, sì, a volte gioca brutti scherzi. Prossimo turno del campionato di Serie D e poi Benedetta in rapida sequenza campione di eccellenza. Vediamo cosa accadrà in quella che sarà la 18ª giornata di campionato prevista per il nuovo anno, nonché per il 5 gennaio 2020. Scenderanno in campo le seguenti squadre: Campobasso contro Avezzano, Chieti Vastese, Fiuggi Pineto, Monte Giorgio Agnonese, Real Giulianova Porto Sant'Elpidio, Recanatese Jesina, San Marino Matelica, San Giustese Tolentino, Vasto Girardi, Notaresco. Ci spostiamo rapidamente nel campionato di eccellenza e vediamo quali sono stati i risultati. Lo scontro tra Alba Adriatica e Baci Gallupo Vasto Marina termina 3-0, il Delfino Flacco Porto a Questapone 1-4, Lanciano Castelnuovo Vomano 0-0, Paterno Penne 0-1, Angolana Ponte Vomano Calcio 1-3, San Buceto Nero Stellati 1-1, Spoltore Capistrello 1-0, Torrese Angizia Luco 1-1, Virtus Cupello Nereto 1-0. In questo caso al primo posto della classifica continua ad essere il Castelnuovo Vomano con 45 punti, a cui seguono il Lanciano e l'Alba Adriatica con 37 punti, Torrese Spoltore 30, Penne, Baci Gallupo Vasto Marina e Angizia Luco 28, Capistrello 27, il Delfino Flacco Porto 26, Acquestapone 24, San Buceto 23, Nero Stellati 22, Virtus Cupello 21, Ponte Vomano Calcio 17, Nereto 15, Angola 9 e chiude la classifica con soli 2 punti il Paterno. Prima di calarci appieno nel campionato di eccellenza, una domanda di rito a mister Vagnoni sul prossimo turno alla ripresa. Adesso pausa, vi riconcentrate e poi affrontate questo Vasto Girardi, un po' una... più difficile ce l'abbiamo noi. Eppure una squadra che è quasi esattamente la metà dei vostri punti. La classifica...
però come diceva Luca prima, l'approcciare la partita in maniera giusta dopo una pausa, andiamo dopo una pausa, non si sa mai come si riparte, però dobbiamo saperlo come ripartire, altrimenti saremmo degli improvvisati e questo non deve accadere. E affrontiamo una squadra molto tecnica e poi nel loro campo di Agnone, che adesso è sintetico molto nuovo, molto veloce, una squadra molto tecnica, e quindi dobbiamo essere bravi bravi a fare la nostra prestazione, la nostra partita. Sarà difficile davvero. E la pausa come l'avete accolta? Al di là che per ragioni cronologiche, come una risorsa che può dare qualcosa in più alle vostre squadre, oppure come un'interruzione che in qualche modo può provare un po' quello che è il vostro rendimento? Perché ci sono squadre, di solito quando si è in palla sul finire dell'anno, la pausa non è mai tanto di aiuto, diciamo così. Proprio per la situazione di questo momento nostro, dove abbiamo perso un po' quell'identità che ti dicevo, secondo me è salutare, perché hai la possibilità, insomma, di lavorare, di rimettere, insomma, certi tasselli al punto giusto. Bravissimo. Stessa cosa pure per mister Vagnoni, però forse non dato dalla sconfitta, ma io ho fatto il calendario di questi giorni, l'ho fatto 3 settimane fa, prima della partita di Chieti, quindi ho detto ragazzi, facciamo adesso il calendario, perché non guardo i risultati, non ho mai guardati, perché proprio sentivamo proprio il bisogno di perché dare mentalmente la squadra, comunque questa è una squadra che 4 giorni ha speso a tanto. Natale e 2 giorni a Capodanno, perché dobbiamo staccare davvero la spina, non per la sconfitta di, ti ho detto, ho fatto il calendario 3 settimane fa, perché comunque mentalmente avete speso perché tanto, perché anche domenica abbiamo fatto una grande partita, però forse con più attenzione negli ultimi 3-4 minuti potevamo portare a casa anche un risultato, un pareggio sarebbe stato fondamentale. Ripartiamo, secondo me dobbiamo ripartire bene, ci lavoreremo il giusto per ripartire bene, però sappiamo che lo faranno anche gli avversari, quindi c'è da andare a vasto girardi con la testa giusta e la voglia di andare in campo a cercare quello che vogliamo. Siete la squadra da battere, è inutile nasconderlo, così come in eccellenza la squadra da battere, anche certificata dallo 0-0 strappato a Lanciano, è il Castelnuovo Mano. E ci vediamo questo big match terminato a reti bianche proprio tra Lanciano e Castelnuovo. Mi dicono dalla regia che ancora non è pronto, e allora Francesco, un po' di commento, un po' la tua sensazione su questa ultima giornata del campionato di eccellenza. Giornata, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che questo campionato adesso lo può perdere solamente il Castelnuovo, e in un certo senso è quello che serpeggiava nell'aria ieri nel dopogara al Biondi di Lanciano. Per i rossoneri questa è stata forse l'ultima chiamata che magari in caso di vittoria avrebbe potuto riaprire le sorti del campionato. Questa sera un applauso lo merita l'Alba Adriatica, che è seconda, non il Lanciano, che anche ieri nel match disputato al Luca Vallese ha dimostrato quello che diceva prima il mister, che i giovani aiutati dai cosiddetti esperti fanno la differenza, soprattutto quando si hanno ragazzi bravi, cito Picone, cito Passamonti, Petrarulo, Di Nicola, Foglia. Il momento dell'eccellenza, l'eccellenza sì. Abruzzese è una squadra, è un campionato dove tante squadre stanno facendo di necessità virtù. Ti dico Penne, Acqua e Sapone, Langizia, i Nerostellati, tutte formazioni che davvero sono alle prese con svariati cambiamenti di organico, però riescono sempre a trarre il meglio anche da risorse non proprio eccessive. Sì, però diciamo che il punto di partenza non è uguale per tutte. Il Penne è a 2 punti dai playoff, però il Penne è una squadra che è stata smantellata, perché Pollino, D'Amico e Testi non sono stati rimpiazzati, quindi Fabio Iodice sta facendo un grandissimo lavoro. Il Capistrello, che ieri ha perso a Spoltore, probabilmente ha perso anche il presidente, perché si è dimesso. Sì, ha perso anche il presidente, e questa sera ha perso l'attaccante Dosa, quindi il povero Torino Tortico, ieri in campo 3-2003 e 2-2002, si ritrova senza Di Curzio, che è andato all'Avezzano, senza Dosa questa sera
passato al Langizia Lugo, con un attaccante solo di ruolo che è un 97 incoronato che viene dal Cupello. Langizia Lugo ieri è andata sul campo della Torrese con 13 ragazzi. Addirittura. 13 ragazzi, 14 con l'ultimo acquisto di questa sera, ma complimenti a mister Giordani che fa fede su 4 capisaldi che sono Venditti, Imbriola, Ciaprini e Santirocco davanti. Mister, entrambi mister, conoscete un po' il campionato d'Eccellenza? Lo seguite? Mister Magnoni immagino di sì, perché il territorio lì dalle parti di Notaresco è pullula di squadre comunque, certo, che militano in posizioni importanti, a partire da Castelnuovo, Torrese. È un campionato che probabilmente ha una leader, che è questo Castelnuovo, e poi ha tante inseguitrici, tante squadre che forse non hanno la forza, non hanno, diciamo, il potere economico del Castelnuovo, ma che comunque cercano di tenere botta. Castelnuovo ha progettato, quindi voleva fortemente essere la leader di questo campionato, l'ha dimostrato subito d'estate. E quindi sta facendo molto bene. Il Lanciano per cultura ha una cultura diversa dal Castelnuovo, però poi se non programmi subito si fa fatica, anche se è secondo, però anche l'Alba Adriatica che è seconda, e faccio i complimenti a Cichella che era uscito un po' dai radar, invece sta dimostrando davvero di avere grandissime qualità e sta facendo un campionato stratosferico, credo. E ci sono squadre importanti come la Torrese, però credo che il Castelnuovo, come il Rosa, e vedo che vuole prendere altri giocatori, quindi credo stia già progettando per il prossimo campionato, senza magari sottovalutare, ma sta facendo davvero molto bene. Ci sono due personaggi, Cicchi come direttore sportivo, che ha un grande curriculum, una grande esperienza, di Fabio che ha fatto il giocatore ad alti livelli, è un bravissimo tecnico, e la classifica dice quello che il campo ha espresso fino adesso. Ha avuto modo mai di vedere il Notaresco? Di vedere no, abbiamo fatto un amico quest'estate, ce la facciamo il 30 di dicembre. C'è un bellissimo rapporto, quindi conosco bene la squadra, sì. Che poi il Castelnuovo si è presentato al Biondi senza la coppia titolare, senza i due difensori centrali titolari, perché mancava Terrenzio e Casemiro, ha giocato Giovannone, mister, un 2001 di cui si parla un gran che bene. Ha giocato alla fiducia del mister e sicuramente è molto bravo. Mister Campanese. Sono d'accordo, Castelnuovo secondo me è quello che ha programmato prima e meglio, sta rispettando le aspettative. Probabilmente, sai, il calcio non si sa mai, però la partita di domenica scorsa ha dato un segnale importante, perché il fatto comunque di non aver perso in 10 uomini con due persone importanti che ti mancano, con in casa del Lanciano, sicuramente è un altro segnale. Poi i punti rimangono sempre quelli, quindi poi per quanto riguarda invece il resto, credo che anch'io la sorpresa è l'Alba Adriatica, e sinceramente non pensavo che l'anno scorso fosse stato un campionato, diciamo, irripetibile, bravissimo. Invece giovani in bravi, quest'anno si sta ripetendo, vuol dire che c'è una base importante. Una considerazione. L'unica un po' la delusione è il Sambuceto, sinceramente, che sta a due punti dai play-out, e mi aspettavo sicuramente qualcosa, un campionato diverso, anche perché c'è stato l'avvicendamento in panchina, e però i risultati insomma non sono stati quelli sperati, anzi. Però ne dimentica uno, mister, che fa parte del suo recente passato da calciatore, che è il Paterno. Quello dispiace. Però è un Paterno che a prescindere sta tentando anche di rientrare in corsa, sì, il calciomercato ha abbastanza fatto qualcosa, e già secondo me si sono visti i risultati domenica, che insomma è stata in partita, ma a prescindere proprio c'è un rapporto di stima, di cuore. Che ricordi di quell'esperienza? Il presidente. Lei ha vinto il campionato di promozione. Sì, la finale, no, playoff. No, il campionato hanno vinto loro. Noi abbiamo fatto la playoff. Con la Torrese. Sì, bravo, con la Torrese. Avevano a disposizione anche una
un'istruttrice di fitness, se non sbaglio. Sì, c'ho tanto, sì. Ma io sono legatissimo veramente al presidente della famiglia, perché è una persona eccezionale, veramente, che difficilmente si incontra nel mondo del calcio, e quindi anche tutt'oggi ci sentiamo, ci vogliamo bene, e veramente dispiace che sia in queste situazioni, però... Probabilmente... È un ciclo che si chiude, secondo te, mister? Ah, sì, voglio chiudere, però secondo me il presidente ha visto che qualcuno, secondo me, anche dagli acquisti, secondo me non molla facilmente, insomma, conoscendolo. Francesco, dicevamo di un passaggio veloce sui Nero Stellati, formazione che è giunta al quarto, se non sbaglio, risultato utile consecutivo. Sì. Formazione che davvero, con un organico di tutto, diciamo, di basso profilo, però riesce sempre a trarre il meglio. Questo è sicuramente un merito della società Peligna. Merito della società, del presidente Gianluca Pace, del tecnico Lore, che con, come hai detto tu, con un organico di giovani sta facendo dei risultati buoni. Il girone di andata chiuso a 21 punti, quindi in piena media salvezza, e al pari dei Nero Stellati io devo fare i complimenti questa sera all'Acqua e Sapone di Montesilvano. Altra società. Sì, una società... I giovani, la propria... Sì, quando si investe sul serbatoio, quindi è normale che i risultati arrivano. Tassone, Valerio e l'altro giovane, Fidanza 2003, oramai che è un titolare inamovibile. Mister Magnoli ti ascolta con attenzione tutti questi numeri. Senza pensare ad Agostino. Nomi, mister. Sì, 2003, cioè Fidanza 2003, un play davanti alla difesa molto bravo. D'Agostino il 2000, esterno d'attacco, anche insomma di cui si sentirà parlare. E il Cupello, che sempre a proposito di giovani, ha preso, non so se Maccione, Berretti del Catania 99, è un play che ha dato ordine al centrocampo del Cupello, insieme a Pendenza e Ferdinando Giuliano, che sono, diciamo, adesso gli esperti. Sì, Giuliano, uno avanti, uno dietro. Sì, Giuliano ha dato quella, diciamo, quella sicurezza che mancava, perché quando si parla di fuori quota, mister, ma spesso e volentieri, questa è una domanda che faccio a entrambi, si parla dei 99 e 2000 fuori quota. Il 98 non è più fuori quota, ma tra un 98 e un 99 non c'è differenza. Ma questo purtroppo è la matematica, i numeri. A 80 all'ora ti fanno non ti fanno la multa, a 83 te la fanno, purtroppo. C'è un limite. Lascia il tempo che trova. Sì. Molto bene anche il Nereto, attenzione, perché Andrea Clementoni ha messo su una bella squadra. Ieri sono stati puniti, a mio avviso, oltremodo, perché insomma sul gol del Cupello probabilmente c'era un fallo sul calciatore vibratiano. Però insomma sarà un campionato avvincente, soprattutto nella parte bassa, anche perché c'è da tener conto, e ci auguriamo vivamente di no, che in Serie D le tre abruzzesi insomma rimangano assolutamente ognuno stante al proprio così posto, le cose, perché altrimenti c'è un solo posto a disposizione. Diventa però, paradossalmente, se rimangono gli abruzzesi così, l'eccellenza ha fascino solo per la prima posizione, perché poi la seconda diventerà un vero e proprio pernallotto, insomma. Che sì, comunque si tratterà di fare spareggi a livello superiore, si tratterà comunque di giocarsela molto più a lungo per poter guadagnare il salto di categoria. Sì, anche se io... Il bello e il brutto del calcio. In zona playoff, a livello di organico, vedo la Torrese ancora, sì, come la squadra più forte. Bene, ci vediamo. Il servizio che è pronto, è disponibile, così ci segnala la nostra regia, ed è Lanciano-Castelnuovo 0-0, e poi ci prendiamo un po' di pausa, un po' di pubblicità. State con noi. Pari per il Lanciano in campo, con la logica della vittoria da ottenere per rientrare in corsa. Castelnuovo che si conferma squadra egregiamente attrezzata, nonostante per un'ora sia costretta in 10. Di Pasquale sceglie l'assetto ben collaudato di Fabio, presidia bene le corsie esterne, rafforzandole, limitando di fatto le giocate laterali rossonere. Fischia Tricarico di Verona, buona la cornice di pubblico al Guido Biondi. La Sud ricorda Bomber, Angelo Rossi,
Ucci, tifoso scomparso qualche anno fa. Cronaca, terzo minuto, subito giallo per Minchillo per un intervento su Di Ruocco lanciato sul fondo. Conseguente punizione senza esiti per il Castelnuovo. Decimo minuto, azione dei neroverdi che si sviluppa orizzontalmente con la conclusione di Potenza di Forò dal limite, ma è distante dalla porta. Il Lanciano pian piano alza il baricentro e trova più vivacità. Diciassettesimo, fuori gioco ma forti e comunque superlativo su D'Egidio ad alzare una traiettoria destinata al 7. Ventitreesimo, l'invito di De Santis al centro dell'area di rigore è comunque interessante per i frentani che provano un paio di volte ad impensierire Cattenari con Petrone. 33esimo, conclusione defilata di Lepre per Forti, nessun problema. 35esimo, il Castelnuovo rimane in 10, primo contrasto su Stefano Micichè che tricarico di Verona giudica corretto il secondo intervento, quello del più esperto del Castelnuovo Filippo Forò viene sanzionato col rosso. E questa l'ultima nota degna della prima frazione di gioco. La ripresa al terzo minuto, corner per i frentani. Natalini rimette al centro dell'area ma l'impatto di testa di Minchillo non crea apprensioni a Cattenari. Quarto minuto, bene l'incursione di Verna e l'imbeccata per il cuore dell'area ma Micichè ha un istante di ritardo. Decimo minuto, tentativo di Sassarini dalla distanza, controlla agevolmente l'estremo ospite. Quindicesimo, pericolosi i frentani, punizione di Stefano Micichè da una ventina di metri e il fendente sfiora il palo alla destra di Cattenari. Esce Gragnoli, entra Di Rocco e gli assetti offensivi cambiano almeno sulla carta. 25esimo, il Lanciano ha la possibilità di passare in vantaggio, rodia sulla corsia di sinistra, è ben appostato e ha la palla giusta sui piedi per battere Cattenari, abile a stopparlo efficacemente nel momento della conclusione. 39esimo, rilancio di Cattenari lungo per Fabrizi che controlla bene e conclude ma per Forti nessun patema. Sarà questo l'unico tentativo offensivo del Castelnuovo nei secondi 45 minuti di contesa. Ultimo assalto al minuto 46 dagli sviluppi di un corner frentano, conclusione sballata a volo di Minchillo. Dunque questo è l'ultimo atto della contesa, il Castelnuovo brinda alle prime 18 gare di campionato, per il Lanciano invece da oggi inizia la programmazione playoff. Seconda parte dell'ultima puntata del lunedì di A Tutto Calcio, la numero 16. Eravamo rimasti al prossimo turno del campionato di eccellenza. A te, Benedetta. Cosa accadrà nella 19ª giornata del campionato di eccellenza? Scenderanno in campo l'Acque Sapone contro l'Angolana, Angizia Luco, il Delfino Flacco Porto, Bacigalupo Vasto Marina Spoltore, Capistrello San Buceto, Castelnuovo Vomano Alba Adriatica, Nereto Torrese, Penne Virtus Cupello, Ponte Vomano Lanciano, Nero Stellati Paterno. Andiamo in promozione A, Benedetta. Andiamo ad analizzare cosa è accaduto nell'appena trascorsa domenica calcistica nel campionato di promozione Girone A. Nell'anticipo del sabato lo scontro tra Miano Calcio e Rosetana Calcio termina 1-2, Nuova Sant'Egidiese Piano della Lente 1-1, mentre i risultati della domenica sono Amiternina Morrodoro 3-2, Celano San Gregorio 2-1, Fontanelle Tornimparte 1-3, L'Aquila Mutignano 5-2, Montorio 88 New Club Villamattoni 2-1, Mosciano Real Trecci Atria 1-1, Pucetta Pizzoli 2-0. A questo punto del campionato la prima in classifica risulta essere l'Aquila, che è stata protagonista di una bellissima vittoria casalinga e con 44 punti, a cui segue il Montorio 88 con 39 punti, Mutignano 38, Nuova Sant'Egidiese 34, Mosciano e Rosetana Calcio 33, Pucetta 29, San Gregorio e Fontanelle 28, Morrodoro 23, Celano 22, Piano della Lente 21, Amiternina 18, Real Trecci Atria 17, Tornimparte, Miano e New Club Villamattoni 14 punti e chiude la classifica con soli 11 punti il Pizzoli. Vediamo un treno di servizi che riguardano il
campionato di promozione Girone A, ed è l'Aquila Mutignano, Celano San Gregorio e Amiternina Morro d'Oro. A te regia. Si conclude con una netta vittoria il 2019 per l'Aquila. I rossoblù fanno loro il big match contro il Mutignano, imponendosi sul risultato di 5-2, conservando la vetta e dando un grosso, grossissimo segnale alle sorti del campionato. L'Aquila di Cappellacci scende in campo con il rodato 4-3-3. Capitano di Francia torna dal primo minuto. Zanon alzato a play. In avanti i tre tenori, Maisto, De Angelis e La Selva. Per il Mutignano squalificato mister Walter Piccioni. Pinetesi che scendono in campo in veste verde senza Petre, Carpegni, Carusi e Dell'Orletta. 4-4-2 con i due Ndiaye in avanti. Al decimo la prima conclusione in porta. Botta da fuori di Maisto. Donateo si rifugia in corner. L'Aquila che come da consuetudine prova a dettare il suo gioco, ma il Mutignano per più di un quarto d'ora riesce nell'intento di resistere agli assalti aquilani. Ospite che in fase di non possesso si difendono in cinque provando a beffare il rossoblù in contropiede. Tuttavia al minuto 19 il club del capoluogo passa in vantaggio. Catalli controlla la sfera, si accende sfera un missile che si stampa alle spalle di Donateo. Il 10 rossoblù mette lo zampino anche sul gol del raddoppio. Al 25esimo è suo infatti il cross per il perfetto colpo di testa di Maisto a scavalcare il portiere Teramano. Minuto 35, il bomber campano trova la sua doppietta. Filtrante di Dinorcia, Maisto si accentra in area e fredda Donateo per il 3-0 di giornata. La reazione pinetese si vede nei minuti conclusivi del primo tempo. Prima al 39esimo Ndiaye tenta i riflessi di Sinopoli. Il duello continua un minuto dopo con il tiro a giro dell'ex Mianico che trova ancora la respinta del portiere calabrese. Al 42esimo viene concesso un calcio di rigore a favore del Mutignano per un tocco di mano in area di Maisto. E stavolta Ndiaye dagli 11 metri riesce a battere Sinopoli nonostante le intuizioni del portiere rossoblù. La ripresa si apre con il quarto gol dell'Aquila. Quarto, De Angelis approfitta di un disimpegno della retroguardia ospite per fare sua la sfera e centrare il bersaglio grosso. Undicesimo, arriva il 5-1, tocco di Catalli, Maisto di prepotenza, vince il duello con Donateo e supera quota 20 marcature in campionato. Da qui in avanti l'Aquila amministra il pallino senza strafare, non concedendo insidiosissimi tentativi al Mutignano. Al 40esimo c'è questa bella combinazione tra Maisto e La Selva con la conclusione del 7 rossoblù respinto da Donateo. Al 44esimo il secondo gol degli ospiti con Valentini che supera Cianfrini e poi batte Sinopoli sul primo palo. Questa l'ultima emozione del match, di seguito spazio al post gara. Giuseppe, oggi un gol, due assist, quattro gol in tre partite, forse non te ne sei mai andato dall'Aquila. Sì, è vero, ci tenevamo tutti quanti a fare bene perché era l'ultima partita dell'anno, quindi in casa davanti a questo splendido pubblico dovevamo soltanto vincere e penso che siamo stati anche convincenti perché abbiamo fatto una super partita. Peccato per il gol sul rigore al primo tempo, perché sennò altrimenti era un primo tempo impeccabile dove non avevamo sbagliato niente, però poi il secondo tempo siamo rientrati alla grande e con 10 minuti abbiamo chiuso la partita. Poi loro hanno trovato il gol del 5-2, ma penso che non c'è mai stata storia. Venire qui all'Aquila e pensare di fare la nostra partita era un po' una cosa da folli, noi non eravamo neanche al completo e l'Aquila è sicuramente una società, è una squadra allenata da un mister sicuramente importante e quindi venire qui a fare una nostra partita con tutte le defezioni che avevamo era molto difficile, ecco. Abbiamo preso 8 gol in 17 partite, in una sola ne abbiamo presi 5, chiaramente è un dato di fatto, ma è una partita che comunque vale sempre 3 punti, quindi non ci interessa più di tanto. Fa piacere chiaramente per un portiere e per una difesa subire pochi gol, però ci sono partite e partite. Sicuramente questa qui all'Aquila era una partitaccia, affrontavamo forse la squadra più forte che sia mai stata allestita, almeno da quando faccio io la promozione qui in Abruzzo, quindi ci può stare assolutamente, non è una storia, è una partita che inizia e finisce qui, quindi sicuramente non ci portiamo strascichi dietro, ecco. Celli e Roberto De Angelis chiedono l'ultimo sforzo del 2019 ai propri calciatori. Al Piccone, Celano e San Gregorio si affrontano in un match ad alto coefficiente di difficoltà. 3-5-2 per entrambe le compagini. Tra i locali, l'uomo del momento risponde al nome di De Rocis, segnalato in forma ottimale. Nel San Gregorio, out per squalifica Ricci, dentro l'ultimo arrivato Acciari. Fischietto in bocca per Marchetti dell'Aquila. Minuto 3, è subito Celano, Ceccarelli è già in moto, solito arcobaleno. Dall'altra parte
parte, Mastroianni apre il fuoco, palla in out. Nono, squilla il San Gregorio. Gizzi per Menegussi, tuffo carpiato, palla in out. Gli ospiti esplorano le vie aeree, minuto 12, arciprete, Menegussi, Gizzi. Santoro sposta il piede sulla gamba sinistra e fa un miracolo. 35esimo, Mozzetti disegna per Mancini che decolla e infila l'1-0. Marchetti però fischia fallo in attacco al numero 9 Castellano. 42esimo, cambia la sceneggiatura. Nanni dalla bandierina, arciprete pettina, Menegussi di prepotenza e 0-1. Siamo già nella ripresa, punizione bassa Nanni, il Celano raccoglie e innesca De Rocis che sembra un booster truccato. Porta nel mirino, ma Mastroianni transita in zona e con l'unghia infila l'1-1. Lolli prova a scuotere il San Gregorio, 11esimo, fucilata Mancina, rammendo Santoro. Minuto 28, fa sciocco, estrae un pallone prezioso, colpo di grossa cilindrata di Santoro che salva il risultato. Celli ringhia dalla panchina, il Celano lo asseconda. Ciccarelli, che ha energie da spargere, col grand'angolo vede De Rocis, schiacciata ad occhi chiusi ed è 2-1. 37esimo, Castellani ad alta frequenza, punizione tabacco, Tursini non trattiene, De Rocis apre il fuoco, non va. La palla giunge a Ciccarelli, destro velenoso, Tursini, come un portiere di hockey, salva tutto. È questa l'ultima emozione del match, il Celano vince e sale a quota 22, più 5 sulla griglia playout, mastica amaro il San Gregorio. Ma c'è da scommettere, nel girone di ritorno saranno entrambe protagoniste. Eravamo andati sotto e questo ci aveva fatto pensare male, poi abbiamo trovato il pareggio in modo anche un po' rocambolesco forse, perché mi dicono che sul tiro di De Rocci è stata qualche deviazione e sembrava dovesse andare così. Poi sul tiro di Fasciocco tutti l'abbiamo vista dentro la palla, Santoro si è presentato a Celano con una parata d'altre categorie e chiaramente poi ha dato quella spinta alla squadra per andare a cercare il 2-1 che è arrivato e siamo felicissimi di questo. Ci dovevamo credere un po' di più, soprattutto nella prima frazione di gioco, poi sapevamo di incontrare una buona squadra, infatti tale è stato. E non abbiamo demeritato, forse il risultato migliore era sicuramente il pareggio, però prendiamo questa sconfitta e ci abbiamo tutto un campionato davanti. L'ultimo uscito del 2019 frutta 3 punti alla Miternina, gara rocambolesca a dir poco contro un Morrodoro che ha tentato il tutto per tutto anche con la doppia inferiorità numerica. Mister Volpe decide di rivoluzionare la formazione dopo le ultime prestazioni. Ramos, Moreno, Alfonsi e Salvato a costituire il reparto avanzato. Stoppaccioli va in panchina, a metà campo le geometrie sono affidate al piede di Carrato. Per Iteramani l'ultimo arrivato Steven Di Giovanni, subito titolare, giusto il tempo di accomodarsi in tribuna che il match si sblocca. Da calcio d'inizio Salvato riceve palla e dai 30 metri, aiutato dal vento, beffa l'avanzato Berardinelli. 1-0, il sudamericano appare in palla e poco dopo con il destro chiama alla risposta l'estremo ospite. La Miternina gioca e costruisce, il Morro preferisce aspettare. Il minuto 25 è quello che spacca le sorti del match. Fallo su Domenico Di Alessandro ad opera di Di Michele, il direttore di gara giudica l'intervento da ultimo uomo ed estrae il rosso all'indirizzo del numero 5. Forti le proteste biancorosse di Gridelli su tutti che probabilmente esagera e guadagna anche lui l'espulsione. Piove sul bagnato per il Morro perché dalla mattonella la parabola di Ciro Carrato a giro con la complicità della traversa si infila alle spalle del portiere. Gara tutta in salita per gli uomini di Bizzarri che chiama a raccolta i suoi e cerca di ridisegnare gli effettivi in campo. Fuori Barlafante e Foglia, dentro Flori e Torre. Intanto i padroni di casa continuano a rendersi pericolosi. Cross di Alessandro, Ramos Moreno spizza sul palo. A Miternina viva e come. Con le immagini di Cercone, Marco, andiamo nella ripresa dopo 11 minuti, terzo gol dei locali, da Carrato per Alfonsi, il numero 10 aggancia in area e beffa in uscita Berardinelli, 3-0 e gara virtualmente finita. I giallorossi tirano i remi in barca, gli avversari temendo l'imbarcata si chiudono a riccio confidando in qualche ripartenza. La gara scivola via senza sussulti, con il taccuino protagonista solo per annotare le sostituzioni. Allo scadere due fiammate che rischiano di rendere indifferenti
indigesta la domenica a Gianni Padovani e compagni. Minuto 89, punizione di Flori, Miele non ci arriva ed è 3-1. 90esimo, angolo dalla destra, Mario Bizzarri in mischia di testa trova il secondo gol per i suoi, rinvigorendo i 50 supporter giunti da Morro. Sterile forcing finale nei 5 minuti di recupero, ma non succede più nulla. La Mitterlina vince e abbandona la zona calda della classifica. Il Morro mastica amaro per un match giocato non al massimo delle possibilità. Buon Natale a tutti, spazio alle interviste. Non voglio far polemica, non è del mio stile, però purtroppo oggi l'arbitro penso che ha contribuito notevolmente con, secondo me, delle decisioni scellerate. A volte penso che il buon senso dovrebbe essere la cosa migliore da fare, però purtroppo dobbiamo accettare come sempre il loro operato. La partita è andata come è andata, ma penso che non, al di là delle decisioni dell'arbitro, che secondo me sono più che giuste, perché il ragazzo stava andando facendo gol col portiere, davanti al portiere, quindi non vedo perché non deve essere cacciato fuori, o se tu fai una protesta clamorosa non vedo perché non devi essere cacciato fuori. Noi sono diverse partite che subiamo le decisioni arbitrali, fortunatamente oggi l'arbitro ha arbitrato come doveva arbitrare, secondo me. Sinceramente risultato 3-2, ma dovevamo fare il quarto col quinto gol noi, lì sta il rammarico grosso. Eccoci tornati. 9 minuti di servizi, di gol, di azioni, non posso non partire da mister Campanile. Hai visto 6 squadre di quelle che hai affrontato e che affronterai per la seconda volta nel corso di questa stagione, che impressioni? Ma innanzitutto L'Aquila, vabbè, non, secondo me sta facendo per valori tecnici, qualitativi, un campionato a parte, secondo me questa è una squadra che potrebbe ben figurare pure categorie superiori, però bravi loro, bravo l'allenatore, perché comunque sia veri valori proprio hanno sempre dimostrati sul campo e lo stanno facendo veramente, stanno meritando tutti i successi che stanno ottenendo. Poi c'è il Mutignano, che secondo me è la vera sorpresa di questo inizio di campionato, questa metà campionato, che probabilmente non si aspettavano di potersela giocare fino all'ultima giornata di girone andata con l'Aquila, quindi va un applauso a loro. Una squadra sicuramente ben organizzata, che è la squadra che ha preso meno gol prima di questa partita, aveva preso solo 8 gol, quindi basa proprio il loro credo su questa difesa importante. Poi nelle ripartenze ora gli si è fatto male pure l'attaccante Petre, che è sicuramente un valore aggiunto per questa categoria, quindi bisognerà vedere, siccome è un infortunio abbastanza lungo, come potranno reagire. E poi c'è a Sant'Egidiese, che sinceramente pensavo potesse avere qualche punto in più, perché io l'ho incontrata e veramente mi ha fatto un'ottima impressione, veramente hanno idee chiare, giocatori importanti, quindi pensavo potesse essere un pochino più su in classifica a livello di punti. E poi niente, insomma, pensavo. Poi c'è Fontanelle. Fontanelle, sì, Fontanelle. Ieri è stata una partita. Sceso in campo. No, ieri è stata una partita, come dicevamo prima, con poca fame, poca ambizione, ed è stato giusto che il risultato fosse quello, perché torno in parte non ha rubato niente, anche se probabilmente siamo fatti 3 gol, diciamo, da soli, non è che abbiamo rischiato più di tanto, però nell'ambito dei 90 minuti la squadra che voleva vincere più di più erano loro, e quindi sono stati premiati. Ed è giusto che il calcio sia premiato chi ci mette più fame, più voglia. Squadra quindi, data per spacciata il torno in parte. Almeno 3-4 partite fa, il cambio di allenatore sta trovando un po' una quadra. Sì, l'ultime 3 partite ha fatto 2 vittorie importanti più un pareggio a San Gregorio. Quindi era una partita da affrontare con le molle, come tutte le partite, perché sappiamo che nel calcio può succedere tutto. Noi l'abbiamo affrontato con un atteggiamento, secondo me, non da una squadra che vuole ottenere certi risultati, che si prefigge di ottenere certi risultati. Quindi la adesso, sosta, come abbiamo detto, viene sosta. A puntino, cerchiamo di riorganizzarci tutti quanti e di ripartire questo girone di ritorno
e fare il meglio possibile, insomma. C'è un tifoso, ma questo lo sappiamo, perché oltre ad essere un ex giocatore rosso-blu questa sera, che è mister Vagnoni, beh, no, ti fa piacere di quello che succede? Sono contento, l'Aquila merita altri campionati, ha uno stadio della Serie B, quindi merita altre cose. Raccontaci un non po'. Non è una sorpresa al primo posto, perché non posso ha un allenatore di un'altra categoria, la squadra con giocatori, dai, davvero l'ultimo Catalli era che in Serie D, ma tutti gli altri giocatori troppo importanti per questa categoria, anche se, come diceva Luca, le partite bisogna sempre giocarle, quindi sicuramente questi 4-5 punti in più che hanno saranno aumentati, perché poi le altre per forza di cosa molleranno, perché credo in promozione, l'ho fatta anche io, e so che gli altri si allenano sicuramente la sera dopo il lavoro, invece qui fanno tutti i professionisti, quindi c'è un altro atteggiamento, un altro tipo di mentalità proprio in automatico. Raccontaci un po' del tuo rapporto con l'Aquila Calcio, l'Aquila Città, insomma è una storia che viene da lontano. Io dico con orgoglio, andavo al Tommaso Fattori a tifare quel ricciolone numero 10 che si chiama Roberto Vagnoni. Vabbè, sono stati anni. Come sei venuto tu all'Aquila? Sono venuto dopo, giocavo a Fermo nella Fermana, poi venne qui Gabrielli, detto sportivo, e mi portò qui. Parliamo sono orgoglioso, al 92, 93, 94, e quindi parliamo di giocatori davvero importanti, di Chio, Naso, Marco Santi, parliamo di Marco Cicchitti. Marco Cicchitti, ma i due fratelli adesso mi Lopinto. Marco Lopinto, cioè, di Vincenzo, poveretto, che poi è morto tanti anni fa e addirittura vivevamo insieme in appartamento, quindi è una squadra importante. Quell'anno perdemmo il campionato, mi ricordo, sempre primi in classifica con la Torres, spareggio a Roma, dove portammo 10.000 aquilani, davvero Flaminti. Un'emozione importante. Spareggio a Flaminti. Posso garantire che sono stato male tantissimo, poi dopo ci ripescarono e facemmo l'anno di C molto bene. Mi ricordo la prima partita 5.000 spettatori, quindi altri tempi. La prima partita 5.000 spettatori. Alle quali anche per affetti sei legato? No, perché poi ho conosciuto mia moglie, mia figlia è nata all'Aquila, quindi c'è altro, c'è molto altro. Ti vedresti in panchina all'Aquila, in un ipotetico futuro, in un campionato degno di un mister. Visto che mi fai questa domanda, devo ringraziare il San Nicolò, invece notaresco, che ha creduto in me, perché ne parlavamo prima, dopo che l'anno scorso ho fatto 3 mesi. Ho allenato 3 mesi e quindi ha avuto fiducia, ringrazio il presidente che mi ha scelto e per adesso stiamo ripagando la sua stima e perché no, per adesso sono oltre che allenatore il tifoso del Notaresco, perché la mia squadra poi per me è sempre la più forte, quindi sì, all'Aquila è una piazza importante, sempre rosso-blu, credo che tutti quanti vorrebbero allenare all'Aquila. Beh, Francesco, tu ieri a Celano hai visto un Celano che secondo me è un po' al giro di boa, si è puntellata la rosa con qualche movimento di mercato, ha avuto la meglio di un San Gregorio forse un po' troppo distratto dai tanti movimenti di mercato che lo hanno animato sia in entrata che in uscita. È un Celano che secondo me è la squadra che arriva meglio nel periodo di pausa e che probabilmente potrebbe uscire meglio dalle feste. La gara di ieri, sin dai primi minuti, al di là delle avverse condizioni meteorologiche, si è mostrata subito maschia. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto. L'ago della bilancia è stato nel secondo tempo l'intervento prodigioso di Santoro sul mezzo di Fasciocco. Con la maglia del San Gregorio. Con la maglia del San Gregorio. Capovolgimento di fronte, il gol del Celano. Al di là del risultato, però io mi soffermerei più su Celano Società, su quello che ha portato Mario Moscarelli a Celano. Se ricordi la scorsa settimana, quando è stato nostro ospite, lui parlava di piccoli passi. Il Celano punta sin da ora, ma anche in futuro, ad essere un punto di riferimento del territorio, partendo dal settore giovanile, perché come ha detto più volte, in promozione non si può pensare di sostenere spese folli per i calciatori. Io
prima ho ascoltato con interesse quello che diceva mister Bagnoni, parlava del professionismo che si fa all'Aquila, ma in altre piazze poi ci si allena alle 6:30 la sera quando si esce dall'ufficio, dalla fabbrica. Mister, tu che le promozioni l'hai vinta 3 volte, se non vado errato, quale squadra del girone A potrebbe essere l'anti-L'Aquila? Per il primo posto credo che nessuna squadra. Montorio, per quello che parlavamo, 39 punti, però comunque parliamo L'Aquila, già di... Adesso secondo me aumenterà ancora di più il gap, sì, che c'è, sicuramente. La pausa, sicuramente, in questo senso? Definirà. No, la pausa, ma proprio un altro atteggiamento, giocatori con la mentalità vincente, abituati a fare altri campionati, credo che non ci sia proprio storia per il primo posto. Mister Campanile? Ma sono d'accordo, sicuramente si lotterà per il secondo posto, ripeto, ad oggi quella la squadra più quadrata, più ancora mi sembra il Montorio, anche se ti ripeto la Sant'Egidese è quella che mi ha impressionato più di tutti a livello di idee, di gioco, di qualità, di giocatori, quindi però invece Montorio invece è una squadra quadrata, difficile da affrontare. Che noi però aspettiamo sempre il Fontanelle, anche il Fontanelle. Sicuramente, quando si parla di ambizione, sicuramente uno cerca a ottenere il massimo da ogni situazione. Siamo dietro rispetto a queste formazioni sicuramente, però... Avete tutti i mezzi per abbiamo arrivare. Abbiamo tutti i mezzi per arrivare fino in fondo, insomma. Anche avviso, San Gregorio e Fontanelli hanno le carte in regola per entrare nelle prime 5. Diciamo però i bonus se li sono giocati un po' tutti, eh. Io faccio sempre il critico della situazione perché comunque il girone di ritorno, gli errori a disposizione devono essere sempre... I nostri ancora di meno perché siamo, esatto, in ritardo di 4-5 punti, quindi capito. Sì. Bene, prossimo turno del campionato di promozione A e poi vedete direttamente in promozione B, rapido commento e chiudiamo. Cosa accadrà nel rientro dalle vacanze in questo campionato? Scenderanno in campo Morro d'Oro contro Fontanelle, Mutignano Amiternina, New Club Villa Mattoni, Miano Calcio, Piano della Lente L'Aquila, Pizzoli Nuova Sant'Egidiese, Real Trecci Atria Celano, Rossetana Pucetta, San Gregorio Montorio 88, Torni in parte Mosciano. Ci spostiamo ad analizzare il campionato di promozione Girone B. Nella domenica appena trascorsa lo scontro tra Athletic Lanciano Silvi termina 1-1, Bucchianico Calcio San Salvo 3-2, Casal Bordino Fater Angelini Abruzzo 0-0, Fossa Cesia Virtus Ortona 3-1, Miglianico San Giovanni Tiatino 1-0, Ortona Casolana 2-2, Raiano Scafa Passo Cordone 1-0, Val di Sangro Licese 0-0, Villa Ovidiana Sulmona 0-2. In questo caso conduce la classifica con 46 punti il Casal Bordino, a cui segue l'Ovidiana Sulmona con 36 punti, Elicese 32, Scafa Passo Cordone 31, Silvi, Miglianico, Ortona e Villa 2015 29 punti, San Salvo 27, Fater Angelini Abruzzo e Fossa Cesia 23 punti, Val di Sangro 22, Casolana 20, Bucchianico Calcio 16, San Giovanni Teatino, Raiano 15 punti, Virtus Ortona 12 e chiude la classifica con soli 5 punti l'Athletic Lanciano. Visto che ci sei, Benedetta, rimani in collegamento, leggici anche il prossimo turno. Cosa accadrà in questo campionato? Scenderanno in campo l'Athletic Lanciano contro Val di Sangro, Casolana Casal Bordino, Elicese Ortona Calcio, Fader Angelini Abruzzo Raiano, Ovidiana Sulmona Bucchianico Calcio, San Giovanni Tiatino Fossa Cesia, San Salvo Miglianico, Scafa Passo Cordone Villa, Virtus Ortona Silvi. Bene, è stata una giornata anche questa piuttosto particolare, Francesco, si ha lo Scafa perso, il Casal Bordino ha pareggiato, ne approfitta per l'ennesima volta l'Ovidiana Sulmona, anche se il distacco è sempre 10 punti. È un po' la situazione della Serie D tra Notaresco e Matelica. Questo del Sulmona non fa che aumentare i rimpianti degli ovidiani, perché ci dimentichiamo che nelle prime 8-9 giornate il Sulmona ha ottenuto una marea di pareggi. E questi oggi sono i punti che mancano rispetto al Casal Bordino. Credo che per il secondo posto non ci siano assolutamente problemi. I biancorossi di Cardilli oramai saranno la vice Casal Bordino. Allenatore esordiente.
Sì, un allenatore esordiente. Un po' di settore giovanile. Sì, qui in promozione B, attenzione, io ho visto che tra la seconda e la quinta ci sono già 7 punti. E quindi il rischio che insomma il gap possa aumentare è concreto. Quindi non so. Poi, sì, come abbiamo già detto prima, dipende sempre tutto dalla Serie D. Insomma, poi l'effetto domino che se ne crea. Verrà fuori. Mister Campanile, è un campionato diciamo meno livellato, questa promozione B, ci sono squadre forti e poi sono squadre insomma di profilo molto più basso. Sì, sì, sicuramente campionato spezzato. Hai mai giocato o allenato in promozione B? No, ho giocato a Sulmona quando facevamo, quindi insomma pure io mi aspettavo che non ci fosse tutto questo divario tra Sulmona. Però questo inizio di stagione aveva stentato, però ha giocatore importante come Aquino che sicuramente... Lalli. Ora ho preso pure Lalli, quindi insomma credo che il distacco è alto, però non sia ancora del tutto finito. Insomma. 10 punti più o meno sono quelli che è il notaresco rispetto al Matelica. Ci può stare un periodo negativo, se si coincide con la vittoria dell'altro si fa subito. Mister, una considerazione, 9, 10 punti a questo punto della stagione possono essere un vantaggio? Se sì, fino a che punto? Non ti dico, come ho detto prima al discorso, ci sono solo 3 partite, quindi noi diciamo anche spero, 2, perché poi spero se ci mettono sconto diretto. Appunto, quindi li abbiamo tutti in casa, ma come stiamo parlando, in casa o fuori, almeno per la mia mentalità, non esiste più. Non è che in casa è campo in discesa e fuori in salita, quindi casa e fuori ormai... per la mentalità del calcio moderno non esiste, anzi in casa forse è ancora più difficile, quindi il nostro campionato è totalmente aperto e quindi posso dirti che noi siamo primi e stiamo lì, è normale che siamo con quelle che magari potrebbero anche arrivare a questo punto. Credo che noi, Campobasso, Recanatese e Materica, credo che tra queste uscirà fuori quella che vincerà il campionato. Siete... E anche il Monte Giorgio, che è una squadra che mi ha fatto una buonissima impressione, però credo che le altre tre, non noi, hanno qualcosa in più. Addirittura. Bene, mister. Allora, una curiosità. Noi abbiamo i punti che ci siamo meritati, che i ragazzi hanno meritato sul campo e stanno davvero meravigliando. Sono contento per loro. Sono d'accordo su quella che è stata la sua analisi, un po' a microfoni spenti, un po' davanti ai nostri microfoni, che soprattutto sarà un percorso soprattutto incentrato su una concentrazione mentale, più che fisica. Essere lì è una sorpresa, adesso dobbiamo saperla gestire, invece squadre come Materica, Campobasso, Recanatese sono state costruite appunto per arrivare a quell'obiettivo e quindi sono adesso agguerrite. E hanno preso ancora più spunto da questa nostra sconfitta, perché se noi avessimo vinto lì a Fiuggi avremmo dato a livello mentale, non di punti, una botta importante. Non so se sarebbe stata determinante, però sarebbe stata una botta importante. Mister, potrebbe essere la vostra principale antagonista oggi? Beh, certo, quella che è più vicina, quindi per il Materica... Al di là dei punti. Come cultura in questi 2-3 anni ha dimostrato di poter vincere il campionato, quindi è preparata. E quest'anno siete messi in campo basso a blasone, non se l'aspettava nessuno. Esatto. Quindi siamo l'intrusa nelle 4, sicuramente. Bene, noi siamo arrivati alla conclusione. Mister Campanile, dove trascorrerà le vacanze di Natale? Le vacanze di Natale trascorro qua a Genova, in famiglia. Verranno i miei genitori a trovarmi da... per stare più che altro con i nipotini e quindi con i nipoti ormai, non i nipotini, e poi dal 27 iniziamo a allenarci, quindi devo stare qua. Le manca la sua terra d'origine? Ormai diciamo sono tanti anni, io sono uscito di casa e avevo 13 anni, quindi alla fine più che altro secondo me sono mancato 13 anni, nativo di Viareggio. Viareggio, però poi... sono andato subito alla Fiorentina, quindi sai, inconvinto là, non si poteva tornare a casa, ogni tot potevi esperienza tornare. Difficile. Esperienza a quell'età difficile, perché però è formativa, insomma, perché già
quando vai in quelle società importanti già cominci ad avere la mentalità di giocatore pure a 13 anni, insomma, dove lo scopo principale è quello di fare il giocatore. Quindi... Dopo la Fiorentina? Ci racconti un po' la sua idea? Ah, tu, ora faccio fatica, perché ho parecchi anni. Quindi... Da 13 poi a... sono andato a Lucca, a Lucchese, esperienza di prima, esperienza in Serie B, poi da là sono passato a Giulianova, dove sono stato 3 anni, che sono stati 3 anni fantastici, poi rimembrato Lopinto e Di Vincenzo che sono stati pure con me qua a Giulianova, dove abbiamo fatto veramente... Giulianova è stata fatale sotto il profilo sentimentale. Sentimentale, anche sotto profilo professionale, perché era il primo anno veramente nei professionisti, abbiamo vinto subito il campionato, quindi partire da giovane, vincere il campionato, l'anno dopo abbiamo fatto i playoff per arrivare in Serie B, quindi è stato già un inizio, diciamo, col botto. Fatini sempre pieno, Fatini sempre pieno, era una bella sua, però era pure un calcio diverso, pure Fatini, ma pure altre piazze, cioè dove il tifo era più presente, ora è andato un po' di scena. Poi sono stato a Taranto, a Cava, a Sora, diciamo che ho avuto la fortuna di quasi ogni squadra che ho giocato di vincere i campionati, quindi per me ogni città che l'ho vissuta nella maniera positiva, quindi o di qualsiasi posto sono stato un ottimo ricordo, insomma. Poi Paterno? Poi no, prima Celano, Vasto, ho fatto 17 anni professionismo. 280 presenze in Serie C. Non lo so, non li tengo tenuti i conti, però i numeri, però non mente. Diciamo 17, che mi è servito per arrivare alla pensione, è importante quello. Quindi no. E poi dopo siamo scesi, siamo stati a Paterno, un'altra esperienza bellissima, dove abbiamo vinto il campionato pure lì, poi Roseto, e Cologna, dove ho iniziato poi a fare pure allenatore e giocatore, e poi ho deciso di smettere. Di dedicarsi solo alla panchina. Allora, tanti auguri a te per tutto il tuo proseguo, in bocca al lupo per la squadra, per che sia un girone di ritorno davvero avvincente, importante. Speriamo. Sicuramente lo sarà, dai. Speriamo, sono fiducioso. E ovviamente l'invito è quello di tornare a trovarci. Ma sicuramente è un piacere essere qua insieme a voi, e qualche occasione per fare gli auguri, buon Natale, buon anno sia a te che ai tuoi ospiti, quindi ai telespettatori, insomma. Auguri pure a mister Vagnoni, che tornerà in terra marchigiana. Già sì. Questa sera stessa. Sì, poi sarò qui il 25, quindi. Perfetto, con esclusiva, Vagnoni all'Aquila il 25. Il 25 sarò qui, quindi oggi sono venuto proprio apposta e mi fa molto piacere. Saluto. Grazie, tutti, e faccio un buon Natale a tutti. In famiglia? Sì, sì, in famiglia. 25 qui, 24 a casa. Lontano un po' dal calcio in questi giorni, raccogliamo un po' le idee. Assolutamente, cerchiamo di parlare di altro, che c'è altro di importante, non solo certo. Il calcio. E poi forza Notaresco. E poi sì, forza Notaresco davvero. Ne abbiamo bisogno. Un pezzetto dell'Aquila è lì in testa al campionato di Serie D Girone F. Francesco, anche tu sarai in famiglia? Sì, famiglia, tranquillità, va bene così. È quello che ci vuole. Benedetta, sei rimasta solo tu. Dopo la cena di stasera? No, ancora non la faccio io cena. Ok, dopo la cena di stasera si chiuderà ufficialmente l'anno lavorativo. Esatto. E poi... insomma, vacanze, tra virgolette. Assolutamente, pausa studio, pausa tirocinio, pausa tutto, e ci vediamo il prossimo anno. Un po' di compagnia a nonna Teresa, che salutiamo. Come no, nonna Teresa, che è una tua grandissima fan, Pasquale. Grazie. È la prima telespettatrice, credo, ad essere sintonizzata sul canale 73 del Digitale Terrestre. Grazie, e anche la prima che, insomma, mi fai i complimenti in prima persona. Bene, assolutamente. Io i complimenti, Benedetta, volevi dire qualcosa? Sì, io vi do appuntamento a, credo, Pasquale, se non sbaglio, il 13 gennaio, sì. Giusto? Se non, correggimi. E ovviamente non vi dimenticate di noi, un augurio di buon Natale, buon anno a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito tanto affezionati, ai nostri ospiti in studio, a te Pasquale, a te Francesco, alle vostre famiglie, e mi raccomando, vi aspettiamo nel 2020. Bene, e allora è davvero tutto, i migliori auguri anche a voi che ci avete seguito, vi siete meritati e vi meritate tanti complimenti per esserci stati sempre vicino, per aver seguito tutto il nostro lavoro su tuttocalcio.tv, sui nostri profili Facebook, Twitter, Instagram ed altri. Io
se posso fare un, lanciare una sfida, è quella di raggiungere i 6.000 mi piace da qui a fine anno. Vediamo se, se ci riusciamo. Per il resto non ho altro da dirvi. Buon Natale, che siano feste serene. Ci vediamo nel 2020, l'anno prossimo. Buon proseguimento a voi. We'll be right back.